Fratelli carissimi, buona domenica, una buonissima domenica, una notizia stupenda preparata per noi in mezzo a questa estate caldissima che ci affatica, vero? Sentiamo tutti fiacchi, il sudore, tutto pesante, le gambe pesanti, le braccia pesanti, sognando il riposo, sognando una spiaggia, sognando la montagna, sognando un po' d'aria condizionata, qualcosa che ci dia riposo. Ebbene, oggi il Signore ci dà questa notizia meravigliosa, sconvolgente. Lui esulta per te, e la sua esultazione, che un gol nel derby, un gol alla finale della Coppa del Mondo, della nazionale di calcio, non ti potrebbe far esultare tanto. L'esultazione di Cristo è qualcosa di divino, è un'esultazione infinita che abbraccia l'universo, perché abbraccia te, il più piccolo di tutti, abbraccia il più povero, il più debole, il pitocco, secondo l'originale greco. La sua esultazione è il nostro riposo. E sapete perché? Perché lui esulta nel vedere un piccolo che sa di essere piccolo, che ha riconosciuto di essere piccolo, un piccolo che non vuole essere nient'altro che suo, che è abbracciato dal suo amore. Questo significa prendere il suo gioco sopra di noi, essere abbracciati da lui. Dietro alla parola di oggi c'è il Golgota, fratelli carissimi, dove Gesù Cristo è stato inchiodato alla croce e innalzato, e accanto a lui due ladroni. Ecco, il compimento di questa parola, questo ladrone buono, il primo ad entrare nella terra promessa, ad entrare nel paradiso, ad entrare nel riposo vero e autentico ed eterno. Che cosa ha fatto quest'uomo? Era crocifisso insieme con Cristo. Dice una cosa fondamentale, rivolgendosi all'altro che mormorava, che era lì ancora preda e schiavo del suo orgoglio, della sua superbia, del male, del demonio. Gli dice: ma come? Ancora non ti converti, ancora non sei umile, ancora non ti rendi conto che qui siamo al cospetto di un innocente che è crocifisso per la nostra stessa condanna, essendo lui innocente. Noi abbiamo ricevuto quello che meritiamo. Ecco i piccoli di cui parla il Signore, a cui lui rivela le sue cose più intime, i segreti che ha con il Padre. E quali sono i segreti che ha con il Padre? Quali possono essere i segreti che ha con il Padre? Il Regno dei Cieli, l'amore infinito che hanno l'uno per l'altro nello Spirito Santo. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, quando sarai nel tuo riposo. Ricordati di me, io non ce la faccio più, sono qui appeso a questa croce. Il vero affaticato, il vero oppresso, la croce è il fallimento della legge, il fallimento del gioco. Il gioco per Israele è la legge, il gioco della legge è un gioco soave, un gioco che ti conduce nella vita. La legge è lampada ai passi di un ebreo, lampada che illumina il cammino verso la vita vera, verso il compimento della propria missione, verso il compimento della primogenitura e quindi verso il riposo. La croce significa il fallimento totale nel compiere la legge. Un assassino, un ladro, un bestemmiatore, un eretico, mettetelo come volete. Cristo è morto per questo. Fratelli, Cristo è morto come un eretico, è morto della morte che ti distrugge, della morte che ti toglie la possibilità di riposare, di essere felice, di essere sereno, la morte che si chiama peccato, che si chiama frustrazione, fallimento della tua vita, perché tu non puoi compiere la legge, per questo sei piccolo, per questo non sei sapiente secondo la carne, per questo non sei intelligente. Quelli che pensano di sapere tutto, quelli che pensano di capire tutto, quelli che hanno la legge in mano, che hanno una regola per ogni cosa, che hanno una soluzione per ogni cosa, che a casa, che in politica, che dovunque vadano, loro hanno da mettere becco, loro sanno tutto e opprimono gli altri, opprimono i figli, opprimono la moglie, opprimono il marito, tu ed io prete, moralista, tu madre, tu padre, moralista, legalista, che opprimi. Perché? Perché sei oppresso tu, perché ti rendi conto che non puoi compiere la legge e che sei crocifisso. Cristo oggi viene a te crocifisso, come dice la prima lettura, su quest'asinello con il quale è entrato nella sua passione. Umile, umile, cioè umiliato, cioè terra. Dio si è fatto terra, Dio si è fatto peccato, Dio si è fatto crocifiggere per te, per incontrare te oggi, questo uomo che riconosce il proprio peccato, tutto il fallimento di tutta una vita, l'esito fallimentare della propria vita, lì incontra Cristo. E lì, ipso facto,
entra nel riposo. Oggi sarai con me nel paradiso, oggi sarai con me nel regno dei cieli, oggi. Oggi per te questa parola risuona nella liturgia eucaristica, oggi risuona questa parola per te, per me, questo è il vero riposo e questa è la esultazione del Signore, nello Spirito Santo, in quello Spirito che Lui ha effuso morendo, quando ha reclinato il capo sulla croce, dove ha riposato nella tua morte, nei tuoi fallimenti, Lui ha riposato, perché ti ha preso, ti ha accolto, ti ha abbracciato, ti ha messo sul collo il suo giogo dolcissimo, soave. Perché conduce al riposo. Chi è crocifisso con Cristo vive quello che vive il ladrone. Oggi sarai con me nel paradiso. Vedete, per noi l'esultazione è vincere qualcosa, è raggiungere qualche obiettivo, è realizzarsi umanamente, è essere per Cristo. La ragione unica, vera, autentica dell'esultazione è che al Padre è piaciuto rivelare le cose più intime, il suo amore, il regno dei cieli, la vita eterna, il riposo ai piccoli. Ai poveri, ai pitocchi, agli ultimi, ai crocifissi, ai falliti, come te e come me. Che hai fatto questa settimana? Hai fallito con tua moglie, hai fallito con tuo marito, hai fallito con i tuoi figli, hai fallito come prete, hai fallito come suora, hai fallito come vedova, hai fallito in tutto, hai fallito, hai fallito. Cristo esulta perché ti viene ad incontrare, perché ha trovato un posto dove poter rivelare, ha trovato una persona idonea, capace di ascoltare il suo amore. Di vedere il suo amore, di riconoscere in lui il Kyrios, il Signore, come questo ladrone. Certo, possiamo essere anche l'altro ladrone, ma certo, per questo dice, non indurite il cuore, lasciati umiliare, lasciati fare, lascia che la parola faccia verità nella tua vita, per questo abbiamo bisogno di imparare, imparate da me che sono mite e umili di cuore, che sto nella volontà del Padre, che sto nella realtà, la realtà mia è quella di essere un servo. Servo dei servi, l'ultimo, il più piccolo, il servo di Yahweh. Per questo è umile, per questo è mansueto. Cristo è ammansito. Cristo non ha concupiscenze, non ha sentimenti rapaci, non vuole costruire se stesso, non vuole farsi prendere in possesso la vita degli altri, soddisfare le proprie voglie attraverso gli altri. Questo siamo te e siamo sono io. E ti sei affaticato, vero? Mamma mia, che fatica, che fatica! Dover combattere perché la moglie ti obbedisca, perché la moglie risponda alle tue voglie. Che fatica perché tuo marito entri nei tuoi schemi. Che fatica, che oppressione! Fare che i figli, sforzarsi, brigare perché i figli facciano quello che dici tu. La tua fidanzata, perché sul lavoro vada come te. Che fatica cercare di riposare. Non lo trovi il riposo, non lo troviamo. Siamo crocifissi, fratello, ma la notizia grande, la notizia meravigliosa di oggi è che Gesù Cristo viene nelle nostre comunità, viene nelle nostre liturgie e dice, sono qua, Padre, perdonalo, perdonali, perdona questi crocifissi, perché non sanno quello che fanno. Fino ad oggi non hanno saputo quello che hanno fatto e sono crocifissi con me, ma io ho preso il gioco che loro non hanno potuto portare, che si sono scrollati di dosso, Paolo, Paolo. Ti è così difficile resistere contro il pungolo, perché mi perseguiti lo stesso? No, fratelli, oggi abbiamo questa chance meravigliosa, ci è offerta questa possibilità di entrare nel vero riposo. Il riposo di Dio è il riposo quando ha completato la sua creazione, quando ha fatto te e quando ha creato me, quando ti ha plasmato così come sei, debole perché libero e quindi capace di bene ma anche capace di male. E il Signore sapeva che tu potevi compiere il male e ha provveduto con la misericordia, ha provveduto con il suo figlio Gesù Cristo, fin dalla creazione del mondo. E oggi esulta, è felicissimo perché nelle nostre liturgie, nell'intimità della Chiesa, della comunità cristiana, rivela con le sue braccia distese sulla croce, con il suo corpo che sacramentalmente ci viene donato attraverso il pane, con il suo sangue che viene a purificarci, viene a essere una sola cosa con il nostro sangue, con la nostra vita, ti incontra. Ti offre la possibilità, la chance di entrare con lui oggi nel riposo, che non c'entra niente l'estate, che non c'entra niente il lavoro, quella è un'altra cosa, qui c'è il riposo dell'anima, il riposo profondo. Sapete cos'è? È il perdono dei peccati. Questo è il segreto, il mistero nascosto agli angeli, il mistero nascosto che rivela ai piccoli, ai peccatori, ai poveracci, ai falliti come te e come me. Dio ti ama immensamente e invia oggi il suo figlio a perdonarti. Chi fa l'esperienza di questo ladrone, chi si sente perdonato,
perdonato, accolto, amato, abbracciato, condotto attraverso la morte nella vita. Chi entra nel regno, chi assapora nel perdono vero, autentico, di quel peso, di quel macigno che è la legge non compiuta, che è la frustrazione del tuo essere madre, del tuo essere padre, del tuo essere cristiano, del tuo essere uomo, la frustrazione per non poter amare, tolta da lì, dal cuore, tolta, vum, così come la pietra del sepolcro, ed entri con Cristo in un riposo che ti senti amato, abbracciato, perdonato, ma io ti voglio bene, io ti amo, io ho dato la mia vita per te, perché ti giudichi, io ti amo, dammi la tua debolezza, dammi la tua povertà, cioè prendi il mio gioco, prendi la mia croce, come questo ladrone, ed entrerai con me nel paradiso, oggi, e se sei nel paradiso, come dice San Paolo nella seconda lettura, vedi Cristo, gli appartieni, sei il suo spirito, sei lo spirito del regno, sei lo spirito santo, appartieni a Cristo, se non ce l'hai non appartieni a Cristo, ma se appartieni a Cristo, se appartieni tutto, hai la vita eterna dentro, puoi perdonare, smetti di lottare, smetti di combattere, smetti di sforzarti, smetti di brigare, smetti di affaticarti per fare che la storia vada come dici tu, per fare che il lavoro vada come dici tu, per fare che la famiglia, che tutto vada come dici tu. Lo smetti, smetti, perdoni tua moglie e lì finisce tutto e riposi, perdoni tuo figlio e così finisce tutto, perdoni te stesso e così finisce tutto. Allora per noi che abbiamo imparato dal demonio a voler diventare come Dio, a essere la sua scimmia, che a sua volta è la scimmia di Dio, noi che abbiamo imparato dal mondo, dalla cultura, dal demonio infilato nelle ideologie, infilato in quella voce sottile che ogni volta ti spinge all'orgoglio e alla superbia, per noi oggi è offerta la possibilità di imparare da Cristo. Per questo abbiamo bisogno di camminare nella Chiesa. La Chiesa è la scuola dove si impara nell'umiltà, nella mitezza, cioè dove siamo ammansiti, dove questo animale feroce, questo animale allo stato brado è ammansito per poter portare il gioco, per poter camminare nel cammino preparato da Dio e portare il solco e dissodare la terra, compie la nostra missione dove Dio ci manda, imparare da Cristo, ascoltare da Cristo, portare il suo gioco, essere crocifissi con Lui, accettare la nostra realtà, rimetterla a Lui. Padre, Padre, abbi pietà di me. Gesù, fratello mio, Signore, ricordati di me. Oggi, abbi pietà di me. Questo significa imparare, istante dopo istante da Lui, imparare passo dopo passo, con Lui, crocifissi con Lui. Coraggio, fratelli. Tutto questo si compie nella Chiesa, che è la nostra Yeshiva, che è il luogo dove impariamo dalla sua umiltà, dalla sua mitezza, a entrare ogni giorno nel riposo, alla fine della sera, alla fine della giornata, alla sera, a riposare, perché già sazi della primizia del paradiso.